Michael, che è successo? Che è successo, Michael? È finita. Me l'hanno portato via. Portato via cosa? Chi? Ti ho aspettato per dirtelo. Aspettavo che tornassi a casa. Ti ricordi quell'altro tipo? Farley. Vogliono lui per il Super Bowl. Si serviranno di lui per le riprese. Mentre io me ne starò a terra, in vacanza. Non guardarmi così, Dalia. Io non posso farci niente. Vogliono lui. Lavora meglio. Io una volta non riuscii a beccare una partita per via del vento. Io che ero il miglior pilota di dirigibili di tutta la Marina. Poi hanno messo i dirigibili a riposo. E io sono finito sugli elicotteri. Ho pensato che ti sarebbe piaciuto vedere la mia uniforme. Non mi interessa l'uniforme. Non mi importa niente di vederla. Beh, io... E non la voglio guardare! Ma fa parte del mio passato. Non scherzavo quando ti dicevo che ero un eroe. Li vedi questi? Non te li danno mica per niente, sai. Guarda questo. E vedi quest'altro? Questo con una stelletta. Significa due medaglie. E questa è la stella d'argento. Ma per noi americani è una cosa molto importante. Questa è la stella d'argento. Quando ti danno questa e anche questi e poi non ne tengono conto, allora devono aspettarsi di tutto. Farley lo sa bene. Quando è arrivato qui, quasi si vergognava per il fatto che doveva rimpiazzarmi. Mi ha perfino chiesto se volevo andare con lui giù in Florida e mi ha dato due biglietti per la partita. Dalia... Non toccarmi! Senti... possiamo provarci l'anno prossimo. Possiamo aspettare il prossimo campionato e provare di nuovo. No, non si può. O adesso mai, e quindi niente. Va tutto al diavolo. Ma io ce l'avrei fatta. Non è vero. Non è vero. Oh, che stupida ero. Ero troppo sicura di me. Posso farcela. Perfino Fasile avrebbe fatto meglio. Ho permesso che tutta l'operazione dipendesse da un uomo incapace di portare a termine anche la più piccola cosa. Figuriamoci poi un piano come questo. Come ho potuto pensarlo? Un uomo che non ha nessuna fede, che non possiede nessun ideale politico, che... Tu non devi dire che non ce l'avrei fatta. Io ce l'avrei potuta fare benissimo. È stato un incidente, io... Non ci sono stati incidenti! Ma perché mi parli così, Dalia? Sono le stesse cazzate che mi tocca sentire ogni visita che passo all'associazione Reduci. Certo, le stesse. Forse sono stati proprio loro a farti rapporto. Dopo l'ultima volta, quando ti sei comportato come un bambino capriccioso. Parli esattamente come loro! Sì, come loro! Ammiravano queste mie medaglie e vennero ad applaudire la mia corte marziale. Ma lo capisci cosa è passato, eh? Lo sai benissimo che sono stato un prigioniero di guerra, no? Lo sai che una volta mi hanno anche messo in isolamento in una gabbia di bambù grande 1 metro per 1,20 metri? 365 giorni all'anno per 6 anni c'ero io lì dentro. Ero prigioniero di guerra! E poi mi hanno rimandato a casa. E la mia vita è stata anche peggiore perché lei me la rendeva un inferno. Tutti quanti mi rendevano la vita un inferno. Anche la gente allo stadio. Li vedo ogni maledetta domenica. Li vedo dal dirigibile. Tutta questa massa, con le facce rivolte in su, i loro panini e la Coca-Cola, a guardare ed acclamare la grande partita. Perché sono queste le cose che acclamano. Acclamano la grande partita e acclamano le corti marziali. E adorano la grande partita perché li fa sentire grandi. E io stavo per farli sentire ancora più grandi. Avrebbero parlato di quella stramaledetta partita per i prossimi 5.000 anni! E anche Margaret! E anche i ragazzi! Ai ragazzi non importa l'accidente! Margaret, ne anche! Ti prego! Ti prego! Non mi lasciare, non mi lasciare! Io l'ho amata!
Natale. L'ultimo Natale che ho passato in prigionia. Mi hanno fatto avere una lettera di Margaret. E dentro c'era una fotografia di Margaret con i ragazzi. Tutti davanti a casa. E si notava l'ombra della persona che aveva scattato la fotografia. Era un'ombra grande. Che arrivava fino a loro. E non ho fatto altro che pensare. Chi aveva scattato quella foto? Ho passato più tempo a studiare quell'ombra che a guardare mia moglie e i miei figli. Volevo solo dare a Margaret e ai ragazzi qualcosa per curarmi. Loro sono stati crudeli con me perché io non dovrei ripagarli con la stessa moneta. Lo farai. No, non è vero. Lo farai. Michael, ho bisogno di te. Ho veramente bisogno di te.